Benvenuti a tutti, mi chiamo Giuseppe Giorgio, sono giornalista, critico teatrale, critico enogastronomico. Come vedete questo è un trofeo, il grande trofeo Vieni a lavorare a Napoli ed a farci compagnia in questa competizione tra pizzaioli, chef, pasticceri, barman, Noemi Belfiore, alla quale spetterà poi il compito di consegnare i premi e di presentarcelo. I tre capitani vinceranno una macchinetta del caffè Moreno, una birra Nastro Azzurro in edizione numerata ed infine una crema da 3 kg Hotel Elenca. Invece gli sfidanti vinceranno o un chilo di caffè Moreno, o le felpe dell'Elenca o le magliette Nastro Azzurro. Penso sia giunto il momento di dare ufficialmente inizio a queste prove che saranno davvero difficili, tu che ne pensi? Saranno molto complicate e il popolo del web avrà veramente un compito molto arduo, Peppe. Capolista e caposquadra saranno tre personaggi davvero straordinari, amati dai sostenitori del buon gusto napoletano. Difatti abbiamo in ordine il direttore del Gran Caffè Cambrinus, Gennaro Ponziani. Sono Gennaro Ponziani, ho 60 anni e sono il direttore del Cambrinus. Ho servito tanti presidenti della Repubblica, ho servito il Papa Francesco e da lì tutti i personaggi politici, attori e tutto. Il patron del ristorante pizzeria Rosati, Massimiliano Rosati. Mi chiamo Massimiliano Rosati, ho 41 anni, sono ristoratore da generazione, quasi si potrebbe dire figlio d'arte. Partecipo a questo reality proprio per il piacere della sfida, per credere, per convincere tante persone che magari vanno via da Napoli per cercare lavoro e fortuna da altrove, che invece è possibile tornare a Napoli, è possibile vivere a Napoli e lavorare a Napoli bene come in tante altre parti del mondo. Il rappresentante del Gran Caffè Cambrinus, meglio conosciuto come il boss del caffè, Michele Sergio. Mi chiamo Michele Sergio, sono di Napoli, da qualche anno affianco mio padre nella conduzione dello storico locale napoletano, il Gran Caffè Cambrinus. Ce lo tramandiamo di generazione in generazione. A questo punto il primo compito che spetta a loro è quello di formare le squadre. La squadra è composta da 5 professionalità. Come cameriere ho scelto Amato Domenico, ho scelto come cameriere perché è un scugnizzo napoletano, per intenderci. Come barista, macchinista ho puntato su Giovanni Fummo, che in primo luogo Giovanni è stato il mio maestro. Tanti trucchi e segreti del caffè li ho imparati rubandomi il mestiere. E in secondo luogo perché avere Giovanni Fummo in squadra è come preparatore, non possiamo perdere. Come pasticcere ho scelto Nicola Ferruccio, che Nicola è un pasticcere di grande esperienza. Come pizzaiolo ho scelto Roni, perché Roni non è napoletano. E a me fa piacere quando la pizza, la tradizione della pizza, vengano qui a impararla e poi per esportarla nelle altre parti del mondo. E infine come cuoco ho puntato su Antonio De Marco, perché Antonio è un ragazzo di talento. Dove lo metto là sa stare, sa coprire tutte le parti, è poliedrico. E sono convinto che darà buona prova di sé. Come cuoco c'ho Vittorio Ruggero. Vittorio Ruggero l'ho scelto perché è un ragazzo che si è voluto mettere in gioco e ha voluto trovare quel lato del positivo di questa sfida che gli permette di diventare poi magari vincente. Come pizzaiolo ho scelto Gianni Taglialatela, anche se non è un pizzaiolo di professione, ma è un ragazzo che ci vuole credere, perché nella mia esperienza me lo sono sempre trovato disponibile, sempre una persona che puoi ritenere quella che si chiama la persona di fiducia. Come pasticcere, ma non sono sicuro del tutto, Stefano Avellano, perché è un grande disgraziato, è una persona che ha sempre lavorato con me, ha sempre dato prova delle sue qualità tecniche. Bisogna vedere se non lo frega un po' l'emotività, però in linea di massima credo che si saprà far valere. Come barman, Lello Rocchetti, ho apprezzato la sua capacità di esecuzione, la sua velocità e la sua passione, perché in questo lavoro, ma forse anche in tutti i lavori, la passione è l'elemento trainante di ogni sfida. Come cameriere ho scelto Franco Ciotola. Franco è un cameriere di professione, ha sempre fatto questo e credo che la sua caratteristica principale sia l'umiltà, che chi lavora in questo settore non deve mai mancare.
La mia squadra è composta dal cuoco Matumbi. Ho scelto Matumbi per aprire le porte a tutti e è giovane principalmente. Il pizzaiolo abbiamo Alberto. Ho scelto Alberto Fienco perché l'ho visto capace. Poi abbiamo dalla pasticceria Antonio Barretta. E anche lui su questo campo qua ci mette passione, ha fantasia. È la cosa che nella pasticceria ci vuole, perché se non c'è un po' di fantasia, c'è un estro nell'inventare le cose, non puoi andare avanti. Poi abbiamo al caffè abbiamo il macchinista Ciniglia Domenico. Ho scelto Ciniglia Domenico perché lui ci mette passione nel fare il caffè. E come cameriere abbiamo Macina Mariano. Ho scelto Mariana Macina perché è cortese, gentile e umile, che ha un piccolissimo difetto, è un po' di tatarario. Beh, il mio giudizio sarà severo e imparziale, ma quello che conterà alla fine ovviamente sarà quello di voi da casa, del popolo del web. E allora diamo inizio alle prove. Inizio alle prove.